Fidati di me, io so quel che faccio. Tutti i banditi colpiti, nessun civile. Quasi perfetto, capitano Trunk, 28 secondi esatti. 28 secondi, Emmer. Saranno cavoli tuoi vincere il titolo di velocità quest'anno. Lei dimentica chi sono, capitano Trunk. Io sono nato col pistolino in mano. Ero il terrore delle babysitter. E ora al tiro, l'ispettore Sledgehammer. Un silenziatore? No, io li odio. Questa è una mia piccola invenzione. Un amplificatore. Un amplificatore. Hammer, non dovevi colpire tutti i bersagli. Solo i cattivi! Giusto, ha ragione. Non so davvero cosa mi sia passato per la testa. Ed ecco i risultati. L'ispettore Hammer vince la gara con 27 secondi in velocità, 116,9 punti in precisione e 0 in discernimento. Ha battuto di 2 secondi il precedente record. Congratulazioni, Hammer. Solo ammetta, capitano, nessuno che sia in vita è più bravo di me con la pistola. E se ci fosse, ci sarei io fra i trapassati, non le pare? Hammer, non sai vincere con un po' di dignità? Vede, io sono figlio di mio padre, il più grande tiratore di tutti i tempi, che mi diceva: la pistola è un po' come la donna. Usandola bene può essere una meravigliosa fonte di piacere. Hammer! Ciò spara tutto ciò che sa. Hammer! Tu dimentichi una cosa. Che non sei ancora riuscito a battere il record del dipartimento stabilito anni fa da John Cogan. Capitano, quel record dovrebbe essere annullato per indegnità. E non voglio sentire quel nome. Lo so. È per questo che te l'ho detto. Hammer! Doroma, sei proprio tu. Ma certo che sono io. Ascolta. Ma come ti sei conciata? Hai deciso di aumentare le tue entrate, forse? Sto indagando da ieri sera su un certo giro di battone, chiaro? Beh, sì, sei tagliata per certi compiti. Hammer, ascoltami, è molto importante. C'è uno straccione che giura di sapere una cosa. Un galeotto sta per evadere e certamente verrà a farti la pelle. Chi? Cosa? Quando? Dove? Come? Perché? Beh, certo, i perché li capisco. Quello che so è che ti darà tutte le informazioni soltanto se lo paghi. Aspettami, ho qui un appunto. Tieni. Dammi. Davanti all'ultimo telefono a destra nella hall dell'Hotel Ambassador fra 20 minuti. Ti chiamerai lì. All'Hotel Ambassador, raffinato come barbone. Avrà studiato dalle Orsoline. Già, e il suo frate confessore arriva. Mi scusi se ho ritardato. Io sto correndo un grosso rischio. Si comporti con naturalezza e non attiri l'attenzione della gente. Ok. A che ora è il primo volo? Alle 3:30. Ok. Ma lei dove si trova adesso? Sono qui, davanti al primo telefono. No, non mi guardi. Allora, riguardo l'informazione, mi dica. Sta per evadere un tale che verrà ad ucciderla. Saperne di più, quanto vale, Hammer? Dimmi quanto vuoi. 25.000? Tu, pidocchioso, più caro di un dentista! Abbassi la voce! Si giri, non mi guardi! C'è un listino. Guardi le tariffe. Abbiamo sindacato ora.
Ma io non so dove trovare tanti soldi. Devo sentire il mio superiore. Non se ti si sbrighi, c'è poco tempo. Sergente di turno. Io sono Hammer. Passami Trunk, subito. Credo che sia il ristorante da Dino. Aspetti, controllo. Ehi, ehi! Che cosa succede? Il capitano è andato a pranzo. Devo cercarlo al ristorante. Questo telefono è guasto e non riesce moneta. Dannazione! E si scosti da qui! Ma devo telefonare! E non mi guardi! E stia più lontano! Ispettore Hammer? Ispettore? Parla, sì. Controordine, signore. Il capitano è andato a mangiare a casa. Rimanga in linea, dovrebbe tornare da un momento all'altro. Mannaggia. Va bene. Lo chiamerò a casa. Parla, Trunk. Sono momentaneamente assente. Al segnale lasciate il vostro messaggio. Ma se sei tu, Hammer, non chiamarmi mai più a casa! Ricevuto. Sto perdendo la pazienza! Calma, calma. Ispettore, ispettore, il capitano è arrivato ora. Bene, ispettore. dammelo! Che cavolo c'è? Capitano, avrei bisogno di $25,000 per pagare un informatore. $25,000? Eh già, adesso hanno un sindacato. In cambio di cosa? Ma di un'informazione! Per impedire che qualcuno mi faccia fuori. Magari, niente soldi. Allora! Si decide sì o no? Senti, io... Tempo scaduto. Senti, topo di fogna, aspirante vampiro, $2,000 e non un soldo di più. Però i contributi per la vecchiaia me li paga. E perché dovrei? Tu non diventerai mai vecchio se non sputi quello che sai. Allora, questa evasione, quand'è che avverrà? Proprio ora! In un punto del deserto, proprio ora. Ehi, bambola, senti che caldo? Chiave per terra! T'ho portato tutto quello che mi hai chiesto. Finalmente un po' insieme. Oh! Vieni qui tu. Vattene ora. Ho uno sbirro da coccolare. Gradi, non puoi lasciarmi così. Stai meglio con la tintarella. Hammer, Hammer, c'è appena stata un'evasione. Sì, lo so, e quello stupido secondino non ricorda niente. Ma sai chi è quel bastardo che è scappato? Non è ancora stato riferito. Ed ecco l'intervista esclusiva con l'evaso, dal nostro corrispondente David King. Qui vi parla David King. Mi trovo nell'interno dell'automezzo carcerario dirottato da un detenuto circa 10 minuti fa. Lei è riuscito a fuggire catturando questo mezzo blindato pieno di armi e abbandonando cinicamente un gran bel pezzo di figliola là nel deserto. Che progetti ha? Fare il turista in Europa. Da quel microfono a me, piccolo insetto, le cose chiacchierone. Sono libero! Sono libero, finalmente! E metterò a fiamme e fuoco questa schifosa città finché il mio vecchio amico Sledgehammer non si deciderà ad incontrarmi. Uno contro uno, una sfida leale! Proprio come ai vecchi tempi. Tu conosci il posto, Sledge. Mi stai guardando, Hammer? Te ne prego, tu questo me lo devi. Lascia che io ti ammazzi, amico mio! E io ti prometto che sarà solo quella volta che tu morirai! Qui è David King che vi saluta! No, di addio per sempre, insetto!
Mio Dio, Hammer, ma tu conosci quell'uomo? Sì, lo conosco. E chi diavolo è? Il suo nome è John Cogan. Sai, loro sono grandi nemici intimi. Sembra una belva feroce, ma perché ce l'ha tanto con te? Semplice. Ero il suo migliore amico. Oh, andiamo, capitano, la smetta con queste assurdità. Sarò felice di trovarmi ancora faccia a faccia con Cogan. Dimentichi una cosa, e cioè che non è abitudine del mio distretto cedere alle richieste dei criminali. E a me invece piace esaudire le richieste. No, Hammer. Non finché dipenderai da me. Beh, allora mi sospenda. Agirò da privato cittadino e lei non sarà responsabile. No, no, Hammer, so bene come andrebbe a finire. Non andrai più di pattuglia. Resti in forza qui dentro. Da questo momento lavori all'ufficio del personale. Del personale? Personale. Cogan ha minacciato l'intera città. Conosco quell'uomo, è una bestia. Da piccolo sognava di fare l'astronauta per poter essere il primo uomo ad uccidere qualcuno sulla Luna. Hammer, un solitario individuo in autobus. Che razza di danni vuoi che faccia? Il detenuto evaso John Cogan continua a fare scorribande di terrore per la comunità. Si trasferisce imprendibile da una città all'altra e il panico delle popolazioni cresce di ora in ora. Nessuno sa dire quando, dove e come questo nemico pubblico numero uno colpirà. John Cogan arriverà presto anche qui da noi. Auguri a tutti! Ha superato il blocco stradale, signore. Quelli del pronto intervento? Eliminati. E la Guardia Nazionale? Hanno tutti marcato visita. Bene. Avanti, capitano, fermiamo il fuoco col fuoco. Lasci questo incarico a me. No, Hammer. E allora mi sospenda. Assolutamente no, Hammer. E va bene, devo costringerla a farlo. Hammer, attento a quello che fai. No, Hammer. Ci tiene, vero? Ora lei deve darmi una sospensione. Hammer, sono scherzucci da ragazzi. Beh, proviamo così. Grave insubordinazione, giusto? Non pensare di poter mai costringermi a darti una sospensione. E adesso fuori di qui! Ehi, Hammer, nessun altro dei suoi amici è evaso di prigione oggi? Dimenticavo, ha telefonato un suo compagno di giochi, Jack lo Squartatore. Certo che è una bella strizza. Potrebbero fare un film su di lui, dal titolo Coniglio in fuga. Non ho la strizza, trancela. Sa quello che farei se mi incontrassi con Cogan. L'ammazzerei. Attenti che non ammazzi voi e vi rinchiuda in un archivio. Hammer! Le pratiche richieste le voglio adesso! Hammer, pensa a quello che fai, per favore. No, Hammer, Hammer, ti prego. Soddisfatto, signore? Mi sospende ora? Non ho altra scelta, Hammer. Sì, sei sospeso, sei soddisfatto. Grazie, signore, veramente di cuore. Lei mi ha reso felice. Va fuori! Adesso vedrà cosa farò. Non voglio saperlo. Non sono responsabile di quello che farai là fuori! E voi tornate subito al lavoro! Sì, signore. Cosa vuoi tu? Beh, ecco, io volevo sapere perché non voleva che Hammer uscisse. Pensa che ucciderà Cogan. Al contrario, Doro. Cogan farà fuori Hammer. Nessuno è veloce come lui con la pistola. Cosa? Ne è proprio sicuro? Cogan lavorava in coppia con Hammer. Si conoscevano fin da piccoli, erano come fratelli. Mandatelo in onda. Che Cogan mi aspetti nel posto che ha detto. Per la resa dei conti.
Coraggio, socio. È l'ora della resa dei conti. Al tre comincia a sparare. Uno, due, tre! T'ho beccato ancora, Sledgy! Sledgy, Sledgy! Sledge. Sledge. Sledge! Cosa? Oh. Ma che cos'è? Sudi? Già. Beh, fa un po' caldo, no? Io, sai, ho saputo che Kogan era il tuo partner. Che cosa è successo? Oh, è una lunga storia. Fin da piccoli insieme, amici fraterni. Poi lui cambiò. Beh, no, non è una lunga storia. Usciti dall'accademia di polizia, lavoravamo in coppia, prima che diventassi ispettore. E com'è finito dentro? Perché sono io che ce l'ho mandato. Il maledetto giorno in cui ha tradito me e la patacca. Ma aspetti, mi lasci parlare e vedrà che troveremo una soluzione! Chiudi il becco, pezzente. Pezzente, e tu quanto metti da parte in un anno, eh? Niente, giusto? Guardate il mio vestito! Mi costa ben $400. Vuoi offrire la bustarella? No, vi raccomando il mio sarto. Ma è chiaro che vi offro una bustarella, scemo! Bene, ti sei fregato. A noi non ci compri. No, un momento. Quanto offri? 10.000. John, ma sei matto? Ti comprometteresti per una tale miseria? No, hai ragione. Allora diciamo 20.000, Sledge. Ci sto, eccoli qui. Scusate, non voglio perdere la partita in TV. Kogan, questo è illegale. Anche questo. Lo sai qual è il tuo problema, Hammer? Sei troppo per bene. Non c'è più posto per gli eroi in questo mondo. Gli eroi sono tutti all'altro mondo. Coraggio! No, non posso. Adesso siamo rimasti soli, tu e io. Se tu vuoi dare la caccia a Kogan, perché diavolo sei venuto? Perché sto cercando qualcosa. Sai, io sono cresciuto in un Luna Park e questa pace mi aiuta a rilassarmi. Ah, già, tuo padre faceva il tiratore, vero? Te l'ha detto Trunk? Sì. Lo trovi buffo? No, niente affatto. Quando papà morì mi lasciò due cose. Il mio nome e una compagna fedele. Faccia colpo sulla signora! Se mi batte vincerà una bambolina! Dan, ti ricordi di me? Sledgehammer. Che mi venga un colpo! Quel piccolo bastardo, il figlio di Jack! Ma guarda, sei proprio tu! Doro, dopo mio padre, Dan era il più grande tiratore del mondo intero. Ah, oh, non esageriamo. Ah, è vero. Ma ora purtroppo sparano tutti da Dio. Mi dispiace seccarti, ma ti ricordi il trucco col quale mio padre sfidava la morte? Ma scherzi! Come dimenticare che davanti a quel trucco il pubblico quasi sveniva! Quante volte l'ha fatto? Una soltanto. Dan, è importante, insegnami quel trucco. Oh no, ho promesso a tuo padre di non farlo. Me l'ha fatto giurare solennemente. Sì, capisco. Però, ripensandoci, aspetta, vieni qui. Se tuo padre fosse vivo, non t'avrebbe detto di no. Che cos'è questo posto? È dove giocavamo da piccoli. Ma sei sicuro che verrà? Più che sicuro. È un secolo che non ci vediamo, Sledge? La pupa è un regalo per me? È la mia nuova partner. Uno sbirro onesto.
Allontanati, Doro. E se non dovessi farcela, vuoi promettermi una cosa? Che cosa? Di' a Trunk che vuoi un partner in gamba. Tranquilla, baby, ci penso io a farti compagnia dopo. Lo sai, Sledge? Tu e io, in fondo, ci somigliamo molto. Vero che è così? No, Kogan. Io ho una patacca. E io ho quell'autobus. Che cavolo ti fa credere d'essere meglio di me? Beh, non lo so. Forse sono più figo. Ti importa tanto? Vorresti cercare di uccidermi, eh? Non voglio cercare. Io ti cricco. Su, avanti. Fammi vedere. Tu sei il virus e io la cura. Che la mutua sia con te e basta con le stronzate. Facciamola finita. Ricordi il nostro gioco, Sledge? Io ti facevo sudare come un cavallo pazzo. Ehi, spara a me, non alla mia pistola! Bada che farai i conti con me! Se hai coraggio, sparami. Ok. L'ultimo colpo l'ho riservato proprio a te. E vinco ancora. Un perdente non vince mai. Hammer! Grazie, papà. Ma è da non credere. Sciocchezze, Doro. Tieni. Tu vai con l'auto, a Kogan ci penso io. Ma sta attento, non lo perdere mai di vista. Lo farò. Congratulazioni, Hammer. Per la revoca della sospensione per il trofeo di tiratore più veloce del distretto. Sì, ma tu sai come la penso, Doro. Questo trofeo lo merita lei, capitano. Ah, grazie tante. Sei molto gentile. E questo lo meriti tu, Hammer. Capitano, è stato un gesto violento e perfettamente superfluo. È magnifico! È stupendo quando lei rompe qualcosa. Di solito scatole o quelle cosine private che vanno in mille pezzi. Cos'altro vuol rompere ora?